Sì, allora, sotto la sapiente regia, diciamo, di Giancarlo Pauletto e poi dell'organizzazione della Sagittaria e della Banca Popolare e del Comune, hanno deciso che i tecnici, insomma, i critici, le persone che per mestiere fanno queste cose, hanno deciso di dividere gli oli e il colore dai disegni. È una cosa che io in qualche modo. Sì, sapevo che il papà disegnava tanto, eccetera. Però il Giancarlo Pauletto dice: no, no, qua i disegni sono molto importanti, sono belli, bisogna farne una sezione a parte, invece dagli oli, dai quadri, che sono notoriamente la cosa per la quale il papà era più conosciuto, insomma. E quindi hanno voluto fare queste due sezioni che sono organizzate, la prima appunto dei disegni che si è inaugurata recentemente al Museo Richieri. E invece gli oli e il colore che verrà esposto alla Banca Popolare sotto al piano terra nel palazzo Cossetti, che è il palazzo storico della Banca Popolare, e poi alla Sagittaria, a Casa dello Studente, nei locali abituali delle mostre. Ecco. Una buona idea quella di aver spaccato queste due attività di disegno e di pittura. Beh, io e i miei fratelli abbiamo cominciato prima a disegnare che a scrivere, perché a casa c'erano i colori, c'erano le matite, e il papà ci faceva disegnare spesso perché eravamo molto vivaci e quindi probabilmente aveva bisogno che non gli rompessimo troppo. Ci faceva disegnare, ci insegnava e vedevamo lui che dipingeva, che disegnava, che anche quando parlava schizzava, eccetera. Quindi abbiamo cominciato presto. Dopodiché, più o meno bravi, comunque l'allenamento porta sempre dei risultati. Consideravamo di dipingere, disegnare una cosa molto naturale. Mi ricordo che quando siamo andati a scrivere, io, ma anche i miei fratelli, tra l'altro i miei fratelli da piccolini, insomma, forse erano anche più bravi di me. Poi nella vita io faccio un mestiere dove il disegno è molto importante, viene usato e quindi adesso non lo so. Certo che comunque eravamo tutti bravetti, lo vedevamo a scuola, che i nostri compagni di classe. Insomma, ci chiedevano di farmi questo disegno, io non riesco a fare questo. E quindi per noi era una cosa naturale, devo dire che non aveva nessuna importanza, anzi io avevo degli amici che sapevano fare molto meglio di conto, che sapevano fare meglio delle altre materie, e li invidiavo perché magari io sapevo disegnare bene, però loro erano più bravi, forse studiavano anche di più. Però insomma, e poi per quanto attiene il fatto che il papà fosse in giro per le mostre, che poi andava a fare questi grandi lunghi giri, andava all'estero, rientrava con queste tele, è una cosa assolutamente normale che oggi riconosco essere stata a suo tempo invece speciale, perché ci ha lasciato dentro questo piacere, questo desiderio del colore. Questo, io anche nel mio mestiere, le case che faccio io sono generalmente abbastanza intrise di colore. Spaccate, rotte, e questa cosa probabilmente ci è rimasta dentro da frequentazione del colore in casa, frequentazione delle mostre del papà, andare in giro assieme a lui era bello, era divertente perché con la mamma, che è stata molto, molto importante nell'esperienza del papà, perché era uno stimolo continuo, una correzione, tra virgolette, nel senso che comunque lo stimolava, ma anche diceva la sua, e eravamo sempre in giro per i monumenti, andavamo a fare queste belle gite, non ci limitavamo a andare in macchina a mangiare, eccetera, ma vedevamo la natura, andavamo a osservare i monumenti, insomma. E il papà parlava, ci raccontava, ci spiegava, e questo probabilmente è servito, ecco. Ah, quel quadro che è lì sul cavalletto. E beh, quello credo che sia del 2005, perché ormai il papà è morto proprio dopodomani, ricorrono 3 anni dalla sua morte. Era un quadro che aveva iniziato, c'era la mamma in fondo. Quella donna seduta lì tra gli animali del cortile e la mamma. Io mi ricordo che quando passavo a trovarlo, perché poi i genitori gli si piange quando non ci sono più, no? E durante
quando ci sono, quando sono in vita, bisognerebbe passarli più a trovare. Io passavo abbastanza di rado e vedevo sto quadro che non andava mai avanti, dicevo, papà, ma lì come mai non va? E lui ci pensava, modificava, faceva, si vede che sentiva che era l'ultimo quadro e come tutte le ultime opere devono rimanere incompiute. Io credo che fosse questo il fatto, il fattaccio. Angelo, che non ha più desideri. Non poteva sorridere, Angelo, questo cielo di luglio, e non doveva finire nelle spire della sofferenza, accartocciato fiore. Volevo prenderti per mano e accompagnarti là dove la luce avrebbe placato i dolori del corpo e dell'anima imprigionata, ma ho avuto pudore e taciuto quando dicevi flebile, sto morendo, inerme, nella resa della risacca.